I massoni sono stati sempre perseguitati in tutti i tempi da tutti i tipi di totalitarismo, a cominciare dal nazismo, a cominciare dal fascismo. Tranne che, ho letto su una cosa, a Cuba. Ecco, a Cuba esiste una situazione molto strana. Fidel Castro ha distrutto tutto tranne la massoneria. Forse è massone. Beh, gli ho fatto più volte il segno ma non ha risposto. C'è un segno? Per riconoscersi? Questo è simpatico, c'è un segno. Ovviamente ci sono segni. Uh-huh. È un modo per riconoscersi, ma questo fa parte, ecco, di quella cornice, se vogliamo, che caratterizza tutte le forme di società di carattere iniziatico. I Monty Python, un gruppo comico inglese, ha fatto delle sequenze molto esilaranti su una convenzione massonica che era Secret Masonic Handshake, cioè la stretta di mano massonica segreta, sì. E sono dei pezzi incredibili. Volevo sapere se esiste realmente questa cosa, se c'è veramente una stretta di mano massonica segreta. Sì, qual è un modo per riconoscersi. È il modo per riconoscersi? È un modo per riconoscersi. Ecco, io non posso dare una stretta di mano a tutti per sentire se sono in grado di rispondere. Ho fatto alcuni segni e qualcuno ha risposto. Addirittura? Ma io sto facendo questi segni a lei, ma lei non risponde. Perché non sono massone. Quindi ha fatto dei segni questa sera? Ho fatto. Oh mamma mia, ok. Ma quindi anche a casa sono arrivati questi segni? Sì? Beh, io direi di sì. Ci sono dei messaggi segreti di cui devo aver paura? No? No, messaggi di fratellanza. Ah, messaggi di fratellanza. Ah, perfetto. Oh, è un bel messaggio, direi. No, sì. È un bel messaggio. Ma finalmente individuo un giovane massone. 23 anni. Mi riempie di complimenti. Sei favoloso, mi ha piacere. E mi introduce nei segreti della massoneria. Io non so se tu sei fratello, io lo scopro, lo capisco. C'è da molte cose, dai gesti, dagli sguardi. Bisogna viverla dall'interno. Cioè dai gesti e dagli sguardi si capisce molto. Molto. Si può capire tutto. Che gesti fa? Caro mio, vuoi sapere troppo. Fammi uno sguardo, no. Massone.